Buonasera, buonasera anche dalla TGN, benvenuti a questa edizione. Le urne si sono chiuse alle ore 15, sono cominciati gli exit poll, ci sono già le prime proiezioni per quanto riguarda le elezioni regionali e come saprete c'è un ottimo risultato per Attilio Fontana che viene riconfermato presidente in Regione Lombardia, secondo posto per Pier Francesco Maiorino che ha ottenuto intorno al 33% e delusione per Letizia Moratti che ha incassato poco più del 10%. Ripeto, i risultati non sono definitivi, perché lo spoglio è ancora in corso. Fratelli d'Italia è la prima forza con oltre il 25% davanti alla Lega che nonostante le previsioni ha raggiunto un ottimo 16% e Forza Italia il 7%. L'affluenza però fa discutere perché è ai minimi storici con il 41,6%. Sentiamo Alberto Carreras. Complimenti ad Attilio Fontana in Lombardia, Francesco Rocca nel Lazio per la netta vittoria in queste elezioni regionali, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha sottolineato l'importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo. In Lombardia sondaggi fondamentalmente rispettati con un'affluenza al 41,6%, Milano al 42%, la più bassa in 53 anni. Riconfermato presidente della regione Attilio Fontana con oltre il 54% dei consensi, le liste del centrodestra hanno raccolto oltre il 55%. Fratelli d'Italia, prima forza, oltrepassa il 25%, la Lega si attesta intorno al 16%, migliorando nettamente rispetto alle politiche, Forza Italia al 6,6% e noi moderati all'1,3%. La lista Fontana è oltre il 6%. Lo sfidante Pier Francesco Maiorino del centro-sinistra si attesta sopra il 33%, le liste della coalizione a ridosso del 32%. Per Maiorino la leadership nazionale del centrodestra ha pesato notevolmente. Il PD oltre il 20%, i 5 Stelle superano il 4%, l'alleanza Verdi-Sinistra supera il 3%, la lista Maiorino intorno al 3,6%. Al terzo posto tra i presidenti, con una certa delusione, Letizia Moratti, poco più del 10%. Oltre il 6% la lista Moratti, Azione Italia Viva attorno al 4,5%. Letizia Moratti è stata coraggiosa e si è spesa moltissimo, ma fuori dal bacino di voti del terzo polo non siamo riusciti a attrarre consensi, ha detto Carlo Calenda. Infine Maraghi Dorsi di Unione Popolare è rimasta sotto il 2%, stesso risultato per la sua lista. Per noi era importante esserci, dobbiamo radicarci sul territorio, ha commentato la Ghidorzi. Grande soddisfazione in casa in Via Bellerio, in casa della Lega. Fontana appunto nasce proprio dalla Lega. Ha parlato anche il segretario federale Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, ringraziando i Lombardi per il voto dato a Fontana e alla Lega. Grazie, grazie, grazie. Grazie ai Lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buon governo della Lega del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana. La prima sensazione dopo anni impegnativi, mettiamola così. Anche da parte mia solo grazie ai Lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, la concretezza di questi anni, che non hanno guardato le polemiche ma i fatti veri. Grazie mille Lombardi. Chiudiamo non alla Sanremo, solo la mano. Possiamo. Il riferimento polemico di Salvini non poteva mancare. Ecco, Salvini ha deciso di ringraziare così i Lombardi con un post, con un video tra con lui e Fontana, mentre il governatore, il riconfermato governatore Fontana ha ringraziato con un post che questo che vedete, in cui dice da domani nuovamente al lavoro per continuare a costruire il futuro. Tanta gratitudine, ha scritto Fontana, e sento orgoglio e responsabilità. Sentiamo però la voce di Fontana che ripete in modo ancora più incisivo che i Lombardi hanno capito la sua proposta. Molto contento, grazie ai Lombardi. Hanno saputo apprezzare nonostante tutto il buon lavoro fatto. Se l'aspettava grazie. Questo risultato così? Speravo. È stata una campagna elettorale difficile, che cosa sta pensando in questo momento? Il primo pensiero? Niente, la grande soddisfazione al fatto che i Lombardi mi hanno capito. Un buon risultato anche per la sua lista, sembrerebbe. Sembra di sì.
A questo punto, una volta confermata la vittoria del centrodestra, cambiano un po' gli equilibri all'interno del centrodestra stesso, perché 5 anni fa c'erano rapporti di forza diversi, la Lega molto forte, poi Forza Italia, scusate, mentre Fratelli d'Italia si trovava a essere un po' il fanalino di coda della coalizione. Invece a questo punto si ribalta tutto con Fratelli d'Italia che, come dicevamo, più del 25%. Si è espresso l'assessore alla sicurezza Romano La Russa, che ha detto alla vicepresidente della Regione Lombardia: non ci tengo in modo particolare, ma certamente andrà a un esponente di Fratelli d'Italia. Questo è nelle cose. Se il presidente appartiene a una parte politica, cioè la Lega, normalmente la vicepresidenza viene data a un altro partito. In questo caso si tratta del primo partito della coalizione. Quindi, a maggior ragione, credo di poter confermare che sarà un uomo dei Fratelli d'Italia il vicepresidente, anche se per ora non chiediamo niente, aspettiamo i risultati. Stiamo pregustando questa vittoria, ci complimentiamo gli uni con gli altri e poi ci confronteremo sulle cariche. Insomma, siamo molto contenti, dice La Russa, che per i tanti voti dati ad Attilio Fontana e per il successo, oltre forse a quello che prevedevamo noi come Fratelli d'Italia, abbiamo come obiettivo proprio il 25%, e se dovessimo superarlo saremmo felicissimi. Alcune voci di corridoio riferiscono che Fratelli d'Italia a questo punto punti a 8 assessori in giunta. E passiamo al centro-sinistra. Il grande sconfitto per Francesco Maiorino si attesta sotto il 35%. Secondo qualcuno era una sconfitta davvero annunciata. Ma Maiorino sottolinea due cose: da una parte l'astensionismo, che è preoccupante, dice che, non si che si dimetterà da europarlamentare per combattere in consiglio regionale, ma dà una stoccata al terzo polo. Dice: il terzo polo adesso deve riflettere sulla candidatura di Letizia Moratti, che è stata punita dagli elettori. Il giudizio è spietato, dice Maiorino, verso Letizia Moratti. Ma sentiamo proprio Maiorino a caldo dopo i primi risultati. Evidentemente il risultato è netto, inequivocabile. Siamo di fronte a una vittoria della destra in Lombardia, di un'altra vittoria della destra in Lombardia. Netta, ho telefonato al presidente Fontana, complimentandomi con lui, come è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo, in un contesto di questo genere. Ovviamente il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante che credo tutto il mondo politico non debba assolutamente rimuovere o trascurare, ma ritengo anche che non debba in alcun modo suonare tutto ciò come un alibi, perché siamo di fronte davvero a un'affermazione della destra assolutamente netta. Abbiamo avuto settimane complesse, abbiamo fatto questa sfida nel momento di maggiore difficoltà della storia del Partito Democratico. Non è stato assolutamente facile non avere una leadership nazionale. Ci ha costretto a fare sempre un di più e certo rimane il rammarico di presentare un candidato 2 mesi prima del voto, cosa che non è, diciamo, consigliabile, io credo sempre, in una regione governata da un'altra parte per 28 anni con livelli di consenso alle elezioni politiche solo a settembre altissime, veramente rende tutto evidentemente molto più duro. Questo Maiorino, ma si è espresso anche il segretario uscente del Partito Democratico Enrico Letta, che ha detto: è fallito il tentativo dei 5 Stelle e il Terzo Polo di affossare il PD. Il dato che esce dalle urne in Lombardia e in Lazio è chiaro: il centrodestra vince in entrambe le regioni. Non possiamo quindi essere contenti di questo risultato. Tuttavia, in un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro, il PD ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di 5 Stelle e Terzo Polo. Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell'opposizione non è riuscito. Dice Enrico Letta: l'OPA contro il PD ha fatto male a chi l'ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente che 5 Stelle e Terzo Polo, scusate, che questo risultato dimostri a
5 Stelle e Terzo Polo che l'opposizione va fatta al governo e non al PD. Il PD rimane saldamente la seconda forza politica e il primo partito dell'opposizione. È un po' curiosa questa magra soddisfazione di Enrico Letta che dice abbiamo perso, però siamo i primi tra i perdenti. Questo è quello che dice Enrico Letta, che però sarà a breve sostituito come segretario del Partito Democratico. Ad esempio, una delle sfidanti alle primarie, che è Elly Schlein, ha detto a questo punto bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare i nomi, i volti, i valori e il metodo, questo proprio per cambiare, per dare una svolta al Partito Democratico. Passiamo a Letizia Moratti. Letizia Moratti probabilmente si aspettava di più, un misero 10%, i sondaggi la davano più alta e lei stessa probabilmente sperava in un numero più alto. Ha detto: sono convinta che in futuro ci sarà spazio per ricostruire con una proposta politica nuova che partirà dalla Lombardia. In democrazia si vince mettendosi in gioco anche con posizioni scomode se si crede in un cambiamento. Ringrazio tutti i candidati della mia lista e anche quelli del Terzo Polo, presenti in tutta la regione in una campagna fatta di serietà, competenze e proposte concrete. E ringrazio anche tutti gli elettori e le elettrici. Ho anche lasciato un messaggio a Fontana per fargli le congratulazioni. Prendo atto con dispiacere, ha detto anche Letizia Moratti, che di un astensionismo che in Lombardia ha toccato quasi il 60% è un danno per la democrazia. È stata una campagna molto breve, quasi anestetizzata, senza dei veri confronti tra i candidati e i programmi, e questo sicuramente ha influito. Il voto si è polarizzato su partiti strutturati, naturalmente trainati da Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni sarà interessante, però, concluderà Moratti, esaminare i risultati delle diverse liste per vedere la portata del voto civico. Letizia Moratti conclude dicendo: c'è lo spazio per una proposta nuova e io continuerò il mio impegno per questa proposta. Chiudiamo la pagina dedicata alla politica, la cronaca adesso. Tantissimi immigrati con tensione nella notte, al primo mattino, davanti alla caserma della polizia Narum di Via Cagni a Milano. Il problema è quello dell'alta affluenza di immigrati rispetto alla capacità degli uffici. Vediamo com'è andata. Affollamenti e tensioni durante il fine settimana fino a stamane all'alba nei pressi della sede distaccata dell'ufficio stranieri della questura in Via Cagni, zona Viale Suzzani a Milano. Lo ha confermato la polizia, che ha stimato in circa 800 le persone radunate presso la caserma Narum nella periferia nord della città. L'attesa e l'ingresso negli uffici dei più fortunati, che hanno potuto svolgere le pratiche, e poi il deflusso, secondo quanto riferito dalla questura, si sono svolti senza incidenti, anche se il dispositivo di ordine pubblico ha dovuto fronteggiare oltre 400 egiziani che facevano pressione per entrare. Fortunatamente non ci sono stati contusi. I bivacchi si formano perché il numero delle persone che può essere ricevuto per le pratiche è solitamente inferiore a quello di quanti si presentano. È una situazione non degna di questa metropoli, ha fatto sapere il sindacato degli agenti di polizia SIAP. Le persone non possono essere lasciate al freddo in quel modo. Non si possono scaricare queste incombenze sulla polizia. Al termine dell'attività di incolonnamento e filtraggio, ha riferito la questura, verso le 6.30 il numero previsto di stranieri ha fatto accesso alla struttura per una valutazione delle rispettive richieste e la restante parte ha abbandonato Via Cagni, dove poi tutto si è svolto in modo regolare. Sicuramente una situazione di grave difficoltà che si trascina da tempo e che richiede un aumento di personale e di strutture per dare risposta agli immigrati che devono accedere agli uffici. E adesso parliamo di Alfredo Cospito, che da 2 giorni è stato trasferito dal centro clinico di Opera al reparto di medicina penitenziaria del San Paolo. Bene, da questa mattina ha ripreso ad assumere gli integratori. La decisione dell'esponente, è arrivato al 117° giorno di sciopero della fame, è stata presa per riuscire ad arrivare lucido all'udienza del 24 febbraio in Cassazione, dopo il parere con il cui il procuratore generale ha chiesto la revoca del 41 bis, regime in cui si trova e contro il quale sta protestando. Proseguono le occupazioni degli istituti superiori a Milano. Oggi è stata la volta del liceo classico Manzoni e dell'artistico Boccioni. Continuano le occupazioni negli istituti scolastici milanesi. Dopo quelle che sono state proclamate dal Correnti e dal Tito Livio, oggi anche gli studenti del liceo Manzoni hanno votato a favore dell'occupazione.
hanno fatto sapere che è un modo per sottolineare il disagio che ogni giorno viviamo all'interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori, hanno spiegato su Instagram gli studenti che hanno organizzato un cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali, occupato da oggi anche il liceo artistico Boccioni. Insieme a noi hanno fatto sapere gli studenti del Manzoni. Questa mattina è stato occupato il Boccioni e negli scorsi giorni, hanno spiegato, si è conclusa l'occupazione dei licei Severi, Correnti e Tito Livio. Auspichiamo che questo sia l'inizio di una forte presa di posizione contro un futuro già scritto e deciso, fatto di precarietà, guerra e devastazione climatica. La critica degli studenti al governo, che ha preferito agli investimenti economici e culturali per la scuola una politica volta ad accentuare i caratteri meritocratici e valutativi, evidenziando le diseguaglianze tra studenti. Rimanere indifferenti di fronte a una scuola che ha come unico scopo la selezione e il profitto, hanno fatto sapere, è per noi impossibile. Cambiamo argomento. Sono diminuiti del 10% i casi di Covid nel nostro paese nell'ultima settimana e i dati arrivano dalla Fondazione Gimbe. Inoltre, ben 2 italiani su 3 non hanno fatto la quarta dose di vaccino. Non hanno fatto la quarta dose di vaccino anti-Covid 2 persone su 3 in Italia. In generale le somministrazioni sono in calo del 29%. Per la quinta dose la copertura è al 14,5%, mentre le persone non vaccinate di età superiore ai 5 anni, con nemmeno una dose al 10 febbraio, sono 6,77 milioni. Sono 6 milioni e 400 mila gli attualmente vaccinabili, pari all'11% della platea. Sono i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Diminuiscono, seppur ampiamente sottostimati, i casi di Covid in Italia, meno 10%, in discesa anche il numero delle vittime, meno 36,4%. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 3 al 9 febbraio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi, 30.900 rispetto a 34.300, e una diminuzione dei decessi, 279 contro 439, e le terapie intensive, 163 rispetto a 179, seppur ampiamente sottostimati, ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. I nuovi casi settimanali si confermano in ulteriore calo, meno 10%, dai 34.000 della settimana precedente scendono a oltre 31.000, con una media mobile a 7 giorni di poco oltre i 4.000 casi quotidiani. Cambiamo argomento. Nella Basilica di Santa Maria di Lourdes, come tradizione, l'arcivescovo ha presieduto la celebrazione per la Giornata Mondiale del Malato. Moltissimi fedeli presenti, tra cui appunto molti malati e volontari. Anna Maria Braccini. Percorrere, imparando da Maria, le vie della preghiera, della compassione e della gioia. Nel giorno in cui ricorre il 165esimo anniversario dell'apparizione della Madonna Santa Bernadette Soubirous e si celebra la 31esima giornata mondiale del malato, è l'arcivescovo a ricordare il significato cristiano di queste tre vie indicate a tutti. Nella basilica santuario dedicata appunto a Santa Maria di Lourdes, gremito di fedeli, malati e volontari, il vescovo Mario presiede la messa di mattina concelebrata da altri sacerdoti, tra cui il parroco Don Maurizio Cuccolo, che porge il saluto di benvenuto. Siamo qui oggi non per celebrare la memoria di un evento passato, ma per condividere con Maria l'altezza della nostra vocazione. Chiarissima l'invocazione del vescovo Mario. Siamo qui per chiedere a Maria di insegnarci le vie della gioia, che hanno una ragione più profonda del benessere. E poi l'insegnamento delle vie della compassione. Le vie della compassione richiedono una libertà dall'amor proprio, dalla tentazione di ripiegarsi su di sé, di continuare a guardare alla propria vita, a piangere sui propri mali, a vantarsi dei propri meriti. Senza dimenticare, naturalmente, le vie della preghiera. Possiamo fare così poco, ma questo possiamo fare, presentare a Dio il volto delle persone che amiamo, il volto delle sofferenze che incontriamo.
Mi ricordo che dopo questo telegiornale il meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini e questa sera un approfondimento su questa celebrazione presieduta appunto dall'Arcivescovo. Mi fermo qui, vi ricordo poi oggi lunedì ma c'è il posticipo di campionato per seguire l'Inter, quindi rimanete tutti con Nova Stadio. Arrivederci.